Dottor Parruti, questo aumento che si registra comunque dai dati, dal bollettino giornaliero diffuso dall'Assessorato regionale alla sanità sull'aumento della contagiosità, preoccupa? Ve l'aspettavate? Facciamo il punto. Ma la situazione è perfettamente sotto controllo. Abbiamo una degenza Covid singola ancora nella nostra ASL in questo momento che non è nemmeno completamente occupata. Quindi abbiamo avuto un aumento dei ricoveri nelle ultime ore, un grosso aumento dell'attività di consulenza e quindi la situazione è comunque sotto controllo. Certo è che la diffusione che noi in questo momento abbiamo del Covid nella nostra area non può essere trascurata. Sta portando ovviamente a un aumento della diffusione verso quei potenziali target rappresentati dal 30% della popolazione ancora non coperta. E quindi state mettendo in opera, magari state pensando a mettere in opera dei piani per limitare questa contagiosità? Contagiosità, forse lo sappiamo, dato dal fatto che c'è questa variante indiana soprattutto. La variante indiana è molto più contagiosa delle altre, sta soppiantando le altre varianti perché riesce a diffondersi con molta più efficienza dal singolo individuo infetto e quindi soppianta la circolazione delle altre. In questo momento la cosa fondamentale è premere su una copertura vaccinale rapida e completa. Io sto cercando di dare tutto il tempo che serve alle spiegazioni necessarie per gli esitanti, perché è quello di cui abbiamo bisogno adesso. Oltre agli esitanti c'è anche la questione degli adolescenti. Da che età si può fare il vaccino, o almeno viene consigliato? Allora, in questo momento abbiamo ricche prove di evidenza tra i 13 e i 18 anni, quindi fondamentalmente su questa fascia di età abbiamo le stesse o quasi evidenze che ci tranquillizzano forse ancora di più che per l'adulto. Al di sotto dobbiamo ancora aspettare un po' che gli studi che sono stati avviati ci diano le stesse garanzie che anche i bambini possano ottenere la vaccinazione senza problema. Certo è che sugli adolescenti abbiamo dimostrato oramai che oltre a essere sicura la vaccinazione è conveniente, perché il long Covid negli adolescenti è cosa seria. Si parla o comunque si riflette anche di terza dose? Allora, la terza dose per il momento è sicuramente indicata nelle persone che, avendo una grave immunosoppressione, non hanno prodotto anticorpi e quindi poche cellule in risposta alle prime due dosi. Questo è stato dimostrato per alcuni pazienti portatori di trapianto, è stato dimostrato per gli ultraottantenni. In questo momento non c'è ancora nessuna forte certezza che la terza dose possa essere e debba essere necessaria per tutti. Per questo possiamo stare sostanzialmente tranquilli che nella maggior parte della popolazione l'immunità indotta dal vaccino possa essere persistente. Tornando ai contagi, l'incidenza settimanale dei contagi è salita a 48. Noi sappiamo che il limite è 50, anche qui bisogna tenere gli occhi ben aperti. Sì, soprattutto se ciascuno di noi fa la sua parte nel mantenersi attaccato saggiamente alle misure di prevenzione e protezione, il risultato sarà quello di una maggiore tranquillità sociale. Cioè, in questo momento abbiamo un sistema perfettamente funzionante, ma se fossimo così intelligenti e attenti da non fare ampliare troppo la circolazione del virus, ci sarebbe beneficio per tutti, anche per la legge dei numeri, certo. Variante Delta, abbiamo detto, molto più contagiosa delle altre, ma ci sono anche nuove varianti che incombono e magari, chissà, ci saranno anche dei nuovi vaccini. Allora, sicuramente i vaccini a RNA sono in corso di aggiornamento per le nuove sequenze. Soprattutto, e così rispondo nel modo migliore, spero, alla sua domanda, abbiamo una crescente evidenza di quali sono le zone conservate tra le varianti
per le quali possiamo indurre vaccini veramente universali e anticorpi veramente universali nella loro capacità di neutralizzante. Il futuro è abbastanza prossimo, io sono abbastanza convinto che da qui a 6 mesi, un anno avremo queste nuove strumentazioni tra di noi, ed è per questo che dobbiamo cercare in questo periodo di collaborare tutti, cioè di mantenere i nervi saldi e mantenere quel minimo di attenzione a non diffondere la circolazione del virus nelle more di queste novità. Il cosiddetto tasso giornaliero positività è bene calcolarlo soltanto sui tamponi molecolari o anche su quelli rapidi? Allora, i tamponi rapidi, quando positivi, sono assolutamente affidabili, per cui un ritardo nelle informazioni legate alla conferma dei positivi potrebbe non essere giustificabile. Cioè, mentre la negatività di un tampone rapido è da indagare nel caso di sospetto clinico con una riproposizione del tampone molecolare, l'informazione epidemiologica, cioè il fatto che una persona è positiva, è bene utilizzarla per il contact tracing e per tutto quello che ne consegue già dalla prima evidenza. Aspettare una conferma su un positivo, che poi viene confermato pressoché sempre perché i tamponi antigenici sul positivo sono affidabili, sarebbe una cosa non opportuna. Come giusto che sia, dottor Parruti, ci si concentra in questa fase sulla vaccinazione, sulla campagna vaccinale, ma per quel che riguarda le cure, a che punto siamo? Sono stati fatti passi avanti? Assolutamente sì, abbiamo oramai le evidenze definitive sul tocilizumab, sappiamo quando doverlo utilizzare, sappiamo che gli anticorpi monoclonali disponibili, anche i nuovi che sono disponibili da questa settimana, sono mitiganti la malattia anche nei pazienti che dovessimo ricoverare con insufficienza respiratoria, e questa è un'altra bella novità. Ci sono almeno 6 o 7 trial clinici di molecole molto importanti che potrebbero arrivare abbastanza rapidamente. Sappiamo esattamente quando non mettere e quando mettere il cortisone. Quindi diciamo che la gestione del Covid nell'ultimo periodo ha una serie di punti fermi molto più ampia rispetto al passato.